Un quartiere bellissimo, però purtroppo anche quello un po' abbandonato a se stesso. Infatti molte persone hanno deciso anche negli ultimi anni di occupare casa da soli, perché occupare è una necessità, avere una casa è necessario, non è una cosa trascurabile, è un diritto. Infatti è anche da qua che arriva la nostra riflessione sul passaggio da agenzia ad assemblea, perché non vogliamo più limitarci ad essere un punto di riferimento per chiunque voglia occupare, un punto di riferimento per chi voglia gli scassinatori. Noi da oggi, anzi dall'altro giorno, da quando siamo andati a sanzionare all'Ater, vogliamo aprire un nuovo momento, un momento di condivisione, un percorso d'insieme in cui tutte le persone, tutte, occupanti, non occupanti, chi arranca per pagarsi l'affitto, chi non ha una casa, chi ce l'ha, chi vorrebbe occupare, ma tutti insieme costruire un percorso per fare in modo che chiunque a Venezia abbia una casa. Perché dopo lo vediamo qua, lo vediamo a Canareggio, lasciare case vuote non fa bene, non fa assolutamente bene, sarà meglio che sia popolato, sarà meglio che la gente la viva la città, li viva i quartieri, piuttosto che lasciarli al degrado. A Canareggio ormai ce la fanno anche in faccia. Una delle ultime cose è un'antenna per la telefonia che hanno piazzato sopra a un campo da calcio a fianco a due scuole, giusto? Per non saperne leggere né scrivere. Infatti io anche oggi una cosa vorrei proporre all'Assemblea Sociale per la Casa è un'iniziativa su quell'antenna, un'iniziativa per segnalare che gli occupanti, chi le abita, le città, ci tiene a cuore, c'ha a cuore il suo quartiere, non si limita a stare al caldo a quattro mura, ma occupando si rivitalizzano veramente i quartieri, si ridà vita a questa città che ormai tutti danno per spacciata, la danno per morta, perché si sta spopolando, tutti scappano, ma porca troia, cioè tutti vorrebbero venire a vivere a Venezia, in tanti vorrebbero anche restarci, però non ce ne sono le possibilità, gli affitti che aumentano, gli sfratti, le morosità, e tutto comincia a essere dura, una lotta. Le richieste sono fatte da tanto tempo, non è da oggi che chiediamo una casa per tutti, non è da oggi che parliamo dell'acqua pubblica, lo facciamo da tempo, ne abbiamo parlato per troppo forse adesso, ed è per questo che rilancio la serie di occupazioni, di ritornare a occupare le case, a riprendercele, a smettere di lasciarle vuote, perché è una città vuota e triste, ritorniamo a farla vivere questa città, cazzo. Dopo io volevo lanciare anche un'altra idea, sempre a discutere con voi, infatti parliamo, cioè, è un'assemblea questa, non ci sono gli esperti che vengono a dirvi come stanno le cose. Tutta una serata, un insieme, da lo scambio, da delle discussioni, dal parlare, ma tutti insieme. E una cosa con cui vorrei parlare di voi è questo discorso dell'acqua, che è veramente assurdo. E insieme alle occupazioni direi che l'acqua, i contatori, li mettiamo noi, ma basta. Dopo calcoliamo quanto bisogna pagare, però pensiamoci, basta, non è possibile. L'acqua è pubblica e parliamo di tutto perché sia così, fuori e nelle case.